in questa quarta domenica di Quaresima ci guida il Salmo 137, un salmo struggente. Lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo. È Israele che nel tempo della sua deportazione soffre quando gli vengono richiesti i canti tradizionali del popolo. Soffre la libertà che non ha più. E il versetto ci farà pregare: il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Ecco, il ricordo di te. Ma vorrei sottolineare, introducendoci a questo salmo, che il ricordo di Dio è sempre anche il ricordo di noi stessi. Sono inscindibili. In una popolazione dell'Africa ho letto che c'è un rito che si fa quando i bambini nascono. Tutte le donne si radunano, dalle più giovani alle più anziane. La più anziana prende in braccio il bambino e inizia ad intonare un canto improvvisato, un motivo, un'armonia. E piano piano tutte le donne si uniscono a questo canto. Le donne hanno il compito di ricordare il canto che è uscito fuori. Il bambino crescerà e quando avrà nella vita momenti di difficoltà potrà e dovrà rintracciare una delle donne che era presente al rito per farsi ricordare quel canto, come a dire: ricordami di me. Ecco, Israele ricorda Gerusalemme, ricorda il Tempio, perché si ricorda di sé. L'impegno di questo salmo per entrare nella gioia di questa domenica è: fermati, fai memoria di te stesso. Ascolta i tuoi passi, ascolta il tuo battito, ascolta il tuo respiro, torna a te stesso. E sarà un lento tornare a Dio. Quarta domenica di Quaresima. Sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia ai nostri oppressori, cantateci canti di Il ricordo di te, Signore.
come cantare i canti del Signore in terra straniera. Se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. La lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni.